Ciao a tutti, anche oggi tutorial e voglio fare un total look fucsia, così mi è presa questa idea e voglio usare la palette di Pat McGrath dell'anno scorso però, e perché qualcuno quando ho fatto vedere quella di Natasha Denona mi ha chiesto facci vedere anche quella di Pat McGrath, ho detto vabbè, tanto insomma devo fare un video al giorno e può andare bene anche questo. La palette in questione è questa qui, la Eye Ecstasy Sublime, o Sublime, devo fare un corso di inglese assolutamente, quella in pura plastica cinese che ha queste tonalità qui, quindi questi dorati, il fucsia e il marrone, e il fucsia sarà il protagonista di questo look. Quindi non aspetto altro, sigla e si comincia! Questa volta come base vado ad applicare questo eye gloss della linea Dazed and Confused di NYX nella tonalità Bad Blood. Lo conoscete perché ve lo mostro spesso e non è propriamente fucsia perché è un colore amaranto, ma a me piace molto quando devo fare questi look caldi e con queste tonalità perché dà una bella base. Siccome la palette di Pat non ha un ombretto che va bene per la piega, vado a scegliere la Caramel Melange versione mini di Zoeva e mixo Universal Delight e Start Soft. Scelgo quindi la palette protagonista e l'ombretto sarà Corruption o Corruption, che è appunto il fucsia con riflessi dorati. E lo vado ad applicare con un pennello classico da ombretto abbastanza ampio. Questo è di Pupa e si chiama Eye Base Brush. Come vedete è un fucsia abbastanza spento, però molto riflessato perché sembra di avere due ombretti. Non so se in camera si riesce a vedere, però dal vivo qui tende più al marrone dorato e qui al fucsia. Non preoccupatevi se sfumando andate verso le tempie e poi con la base si corregge tutto. Voglio scegliere adesso l'oro più freddo, ovvero Sinful, sempre dalla stessa palette, e applicarlo a centro palpebra in modo da illuminare un po' il tutto. Per applicarlo uso le dita. E per gli occhi ci siamo. Volevo farvi vedere il mio choker trovato sul cioè. Fatemi sapere se anche voi, quando eravate più piccole, acquistavate il cioè o se non sapete proprio che cos'è. E lasciatemi un like per il collarino con la stella abbinato agli orecchini. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e aspetto anche un commentino. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo look. E seguitemi anche su tutti i social, trovate i link qui sotto nell'info box. Per il viso andiamo di low cost, così mixiamo un po' tutto. E inizio con il primer che è il Ritual Primer di Astra. E sempre di Astra applico il correttore Long Stay nella tonalità 03.
Fondotinta invece è il Transformist, sempre di Astra. Mi piace un sacco questa combo primer, correttori e fondotinta. Come vi ho già fatto vedere, crea davvero una base super perfetta. Ok, possiamo tornare agli occhi e per stare in palette, nell'anima interna vado ad applicare il Cupid's Arrow di Nabla numero 3, ovvero quello color prugna, diciamo. Verrà un look super grunge. E di nuovo dalla palette di Pat vado a prendere il fucsia che ho applicato sulla palpebra mobile e lo sfumo vicino alle ciglia. E nell'angolo interno applico lo stesso dorato che ho applicato a centro palpebra. Come mascara restiamo nel lusso più sfrenato, mamma mia, e applico quello di Gucci. E per la base andiamo sul low cost e applico quindi il Bronzer Reloaded Long Weekend di Revolution. Comunque questo look è perfetto per chi ha gli occhi verdi. Il mio blush low cost preferito è il Matte Touch di Essence nella tonalità Bury Me Up. Per le sopracciglia il prodotto più costoso, facciamo occhi costosi base low cost, il prodotto più costoso che ho è il 24 Hour Super Brow di Kat Von D nella tonalità Dark Brown.
Ok, come illuminante uso quello di Maybelline per Puma che si chiama Knockout ed ha questo riflesso rosa oro. Per le labbra voglio restare sul fucsia e sempre di Maybelline applico la Matte Ink Front Runner. Ed ecco qua, almeno non è il solito rossetto scuro, deve ancora asciugarsi, quindi qua sembra lucido. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta come idea, quindi occhi costosi, costosissimi, base super low cost e labbra nella media. E io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto domani. Ciao!